Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Sicuramente molti di voi saranno già in viaggio per passare una vacanza al mare o visitando posti dove la natura è incontaminata. Io personalmente preferirei andarmene su un'isola, lontano dal tran tran quotidiano. C'è chi invece decide di visitare posti lugubri e oscuri, non proprio adatti al relax e al divertimento. Se invece di passare le tue vacanze al mare o in montagna, vorresti invece conoscere qualche luogo strano e misterioso, l'isola delle bambole è il posto ideale. Quest'isola si trova in Messico ed è diventata famosa per le centinaia di bambole appese ai rami dei suoi alberi. Ora, sicuramente molti di voi, come me, si chiederanno come mai ci sono tutte queste bambole impiccate appese a migliaia di alberi. Secondo la leggenda del luogo, il custode dell'isola, Julian Santana, un bel giorno trovò sulla riva della spiaggia una bambina annegata in circostanze misteriose. L'uomo rimase sconvolto perché non poté fare nulla per salvare quella piccola. Il giorno dopo trovò una bambola che galleggiava poco distante da dove aveva rinvenuto la bambina. L'uomo pensò che quella bambola appartenesse alla bambina, così decise di appenderla all'albero vicino al suo luogo di riposo, in segno di rispetto verso la piccola. Purtroppo lo spirito della bambina era irrequieto. Non aveva nulla a che fare con quel luogo e quindi iniziò a tormentare il povero Don Giulia. Lo stesso decise di raccogliere tutte le bambole che riusciva a trovare per cercare di calmare lo spirito della bambina. L'uomo si allontanava dalla sua isola solo per rovistare nella spazzatura. Rovistando nella spazzatura, l'uomo trovò una bambola che ricordava molto la bambina e quindi decise di tenerla in casa sua. Ben presto però si accorse che lo spirito della bambina si era impossessato delle bambole stesse. Nello stesso tempo, questo spirito aveva bisogno di nuovi giochi per rimanere tranquilla. Dare nuovi giochi a questa bambina era l'unico modo per non far manifestare il suo spirito. Gli abitanti dell'isola circostante iniziarono a notare qualcosa di strano. Così chiesero a Don Giulia se potessero visitare l'isola. L'uomo logicamente acconsentì senza fare storie. Così i visitatori gli portavano altre bambole in omaggio per ringraziarlo della sua gentilezza e come baratto per la frutta e la verdura che coltivava sull'isola. Col passare del tempo, l'uomo diventava sempre più strano e a un certo punto impazzì. Infatti, iniziò a coltivare la terra in modo tale da sfamare le sue bambole. Ci sono voci che dicono che l'uomo sarebbe stato guidato da una strana forza che con il tempo lo cambiò profondamente. L'uomo continuò a prendersi cura delle sue bambole fino al 2001, anno stesso della sua morte. C'è chi mormora che l'uomo sarebbe annegato, ma sta di fatto che fu trovato esattamente nello stesso punto che fu rinvenuto il corpo della bambina. Oggi i visitatori che si recano in pellegrinaggio su quest'isola non sono solo curiosi ed esploratori, ma anche persone che lasciano offerte e chiedono benedizioni e miracoli allo spirito della bambina, diventata una sorta di divinità da invocare in caso di bisogno. Molte persone dicono che l'isola è un luogo demoniaco e pregno di presenze negative. Questo luogo ha attirato l'attenzione di molti cacciatori di fantasmi, tra cui un famoso cacciatore di fantasmi, Zack Bagans, che dopo essere stato sull'isola ha rilasciato un'intervista alla Channel in previsione della messa in onda dell'attesissimo episodio dedicato all'isola delle bambole. Questo è ciò che ha rilasciato. Da ciò che risulta dalle nostre ricerche, un famosissimo medium sensitivo di Città del Messico ha affermato che lo spirito della bambina che tormentava l'uomo non è altro che un malvagio spirito dall'aspetto di un serpente, lo stesso che aveva causato l'annegamento della bambina. Quindi possiamo dedurre che la bambina non è morta di causa accidentale e che lo spirito che tormentava l'uomo non era lo spirito della bambina. Il video finisce qui e noi come al solito ci rivediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao!